Opla! Ciao amici di X2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Perdonate il disordine, ma oggi dobbiamo parlare di modellismo. Lo sapete, modellismo è quasi sempre uguale a disordine. Ma più nello specifico, oggi parleremo di batterie. Direi intanto di spostare il Midron 4K perché è davvero grosso, occupa tutto lo spazio. Ok, ora è decisamente meglio. Michele, ho comprato un nuovo drone, è fantastico, ma come gestisco le batterie? Quanto mi dureranno? Quando le carico? Devo farle scaricare completamente? Le lascio inserite qui nel drone? Si sono gonfiate, che faccio? Le butto? Ecco, queste sono solo alcune delle domande che mi fate giornalmente riguardo alle batterie dei vostri droni. In quanto in rete, diciamo che esistono varie scuole di pensiero. C'è chi consiglia di fare in un modo e chi consiglia di fare in un modo completamente diverso. Oggi però vi spiegherò come io, Michele di ADX2Games, un totale ignorante in materia, non sono un professionista e né tantomeno un tecnico, vi spiegherò come io gestisco le mie batterie. Una guida sulla base della mia personalissima esperienza che, ok, non sarò espertissimo nel settore, ma mi ha portato a non dover mai buttare via una lipo, nemmeno quelle delicatissime dello Xiaomi Mi Drone 4K, che dopo 2 anni e centinaia di cicli di carica funziona ancora. A proposito di durata, se le batterie le trattate bene, vi dureranno anni e centinaia di cicli. Se invece inizierete a strapazzarle come le uova, vi dureranno probabilmente pochi mesi. Dividiamo ora le nostre batterie in 2 categorie. Quelle che io chiamo batterie smart o intelligenti, dotate di un'elettronica interna atta a gestirle anche quando non sono collegate direttamente al drone. E dalla parte opposta le classiche batterie che troviamo su droni più economici, senza una loro elettronica interna e dotate di 2 classici cavetti, uno per il collegamento al drone e l'altro per la ricarica. Ovviamente questa guida vale per le lipo di qualsiasi prodotto, non solo droni, ma va da sé che se gestiamo male ad esempio la batteria di un fucile da soft air, anzi soffit air, mal che vada il fucile non sparerà più, ma se gestiamo male la batteria di un drone, potremmo causare incidenti abbastanza gravi, addirittura il crash, la caduta del drone. Iniziamo dalle batterie smart che troviamo sempre più spesso anche su droni abbastanza economici. La loro particolarità è quella di avere al loro interno un'elettronica in grado di gestire autonomamente la batteria, anche quando non è collegata direttamente al drone. Questo significa che la batteria smart è in grado di autogestirsi, ma dovete sempre dare le dovute attenzioni. Intanto queste batterie mostrano facilmente lo stato di carica semplicemente premendo un tasto, e quando collegate ad un drone riescono a comunicare con lui per ottimizzare la massima distanza per un ritorno a casa sicuro. Sconsiglio di utilizzarle con temperature troppo alte oltre i 35 gradi e anche ovviamente con temperature troppo basse sotto lo zero. Capisco però che siamo in estate ed è il periodo migliore per volare. Quindi vi dico, prima di volare, di tenere le batterie bene al fresco e di volare non più di 15, massimo 20 minuti con la stessa batteria per evitare il surriscaldamento. In linea generale però, con qualsiasi batteria e qualsiasi sia la temperatura esterna, quando siete in volo non dovete mai scendere sotto il 30, massimo 20% di carica residua. Portarle vicino allo 0% o addirittura sotto lo 0%, compromette davvero tantissimo la loro vita. Una volta terminato il volo dovrete scollegare la batteria e tenerla in un posto il più fresco possibile. Ed una volta che la temperatura si sarà normalizzata, caricatela subito fino al 100% di carica. Ovviamente se la batteria è ancora surriscaldata entrerà in azione un blocco che non la farà caricare fino a quando non sarà fredda. Attenzione ora, perché la parte finale della carica di una batteria di questo tipo vede tutti i LED di carica accesi contemporaneamente, e questa è la fase di bilanciamento delle celle, sicuramente la fase più critica e importante in ogni carica di queste batterie. Ragazzi, è importante che voi non scolleghiate l'alimentazione fino a quando i LED non saranno totalmente spenti. Purtroppo però questo è un errore molto
molto comune che porta la batteria a rovinarsi in pochissimo tempo. Solitamente quando le celle interne di una batteria sono troppo sbilanciate, il drone ce lo comunicherà tramite l'applicazione o tramite segnale sonoro e non armerà i motori. In poche parole, possiamo buttarla. Una volta che le batterie saranno cariche al 100%, potete riporle in un luogo quanto più fresco possibile. Ovviamente non vi sto dicendo di metterle in frigorifero o in un freezer, ma basta che le batterie non vengano colpite direttamente dai raggi solari, perché altrimenti potrebbero surriscaldarsi, creando quindi situazioni di grande pericolo di cui parleremo più tardi. Consiglio inoltre di non riporre il drone con la batteria inserita, ma di estrarla e riporla separatamente. Le batterie smart, dopo pochi giorni di inutilizzo, inizieranno a scaricarsi autonomamente, entrando attorno al 70% di carica circa in modalità storage, una modalità di conservazione della batteria che ne previene il declino. Che sia passato un giorno, che ne siano passati 30 dall'ultimo volo, la prima cosa che dovete fare prima di volare nuovamente con il vostro drone è caricare di nuovo la batteria tramite il suo caricabatterie fino al 100% di carica. Questo perché, come vi ho appena detto, queste batterie dopo pochi giorni vanno in modalità storage e se non le caricate prima di volare avrete una carica in volo ridotta. Ora potete finalmente andare a volare, ma una volta terminato il vostro volo ripetete tutte le procedure che vi ho appena detto. Ultima cosa molto importante, ricordate che i caricabatterie di queste batterie smart sono caricabatterie specifici pensati proprio per queste batterie. Quindi utilizzate sempre i modelli originali quando possibile. Per quanto riguarda invece le batterie classiche come questa oppure questa di un Absan H501S, beh, non sono ovviamente dotate di un'elettronica interna di autogestione e dovrete, oltre a tutti gli accorgimenti che vi ho già detto per le batterie smart, che valgono anche per queste batterie, controllare manualmente lo stato di carica e, se non le utilizzate per giorni, settimane, mesi, portarle manualmente, semplicemente volando utilizzandole, attorno al 70% di carica per farle entrare in modalità storage. E ovviamente ricaricarle prima di ogni nuovo volo. Solitamente i caricabatterie di queste batterie sono modelli universali, generici e a basso costo, pensati per funzionare su vari tipi di batterie. Se volete investire qualche euro per la sicurezza, vi consiglio di comprare un buon caricabatterie per queste batterie che andrà a bilanciare al meglio le loro celle e le porterà anche in modalità storage. Ve ne linko qualcuno qui sotto in descrizione video. Importantissimo, non utilizzate quei cavetti che si sdoppiano e permettono di caricare più batterie contemporaneamente. Non tengono conto della carica iniziale di ogni singola batteria e continuano a buttarci dentro corrente fino a quando non sono tutte piene, mandando quindi a ramengo il bilanciamento delle celle. Beh, questo è il metodo più semplice e facile per buttare in pochi giorni le vostre lipo. Ok, vi ho appena condiviso la mia esperienza e i miei grandi segreti con queste batterie. Seguite i consigli che vi ho dato e vedrete che non dovrete buttarle ogni 2 mesi. Ma una cattiva gestione delle batterie cosa comporta? Beh, innanzitutto possono gonfiarsi a causa del gas interno e quando vedete una batteria gonfia, buttatela subito, anzi smaltitela. Non utilizzatela assolutamente, alcune le mettono in frigorifero o nel freezer per farle sgonfiare, ma si tratta comunque di batterie compromesse che non dovrebbero più essere utilizzate. Nei casi peggiori invece possono anche sfiammare, quasi scoppiare e generare anche dei pericolosissimi incendi. Proprio per prevenire questi incendi vi consiglio di conservare le vostre batterie lipo in un contenitore ignifugo dedicato che viene chiamato lipo bag e serve appunto per prevenire incendi. Ce ne sono di varie misure e dimensioni, questo è uno dei
più grandi che ho trovato e secondo me sono davvero molto comodi, non solo per prevenire incendi ma anche per conservare le vostre lipo tutte nello stesso posto. E anche in questo caso ve ne lascio qualcuno linkato qui sotto in descrizione video. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, spero che i miei consigli possano rivelarsi utili. Se avete una qualsiasi domanda non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Raccontatemi le vostre esperienze, se avete altri consigli scriveteli anch'essi in un commento, beh insomma parliamo insieme di tutto questo. Qui sotto in descrizione video trovate i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, dove trovate offerte su droni, batterie, tecnologia, tanta roba. Il link per entrare nel nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, quindi se vi piace questo mondo entrate numerosi. Ed infine il link per entrare nel nostro canale Instagram ufficiale. Infine ragazzi, se volete supportarci noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici e direi che questo è davvero tutto. Buon volo in sicurezza, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su ADXS2 Games. Ciao ragazzi!